Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spezziamo un po' questo periodo di calciomercato, visto che a breve, nei prossimi giorni, sicuramente si parlerà solo dell'acquisto di De Ligt. Quindi spezziamo questo tran tran mediatico che ormai è sempre quello e parliamo di quella che è una novità che spunta proprio oggi, una nuova partnership, un nuovo sponsor per quanto riguarda Juventus che collaborerà nella prossima stagione con Konami. Konami che, come sapete, è lo sviluppatore di PES 2020, in questo caso, visto che il prossimo numero sarà quello. È una cosa che mi rende veramente molto felice perché io, come sapete, ho un certo piacere nel giocare a PES più che a FIFA. L'ultimo anno ho portato dei FIFA pronostici appunto perché c'era la Juventus come appunto main sponsor e appunto c'era Ronaldo in copertina e così via. Quindi insomma era molto meglio portare questo, ma essendo il mio canale Juventino, adesso che PES collaborerà appunto con PES, con Konami, con Juventus, mi sento in dovere di riportare PES dopo aver abbandonato con lo YouTuber Steam. E sicuramente è una cosa molto, molto veramente importante perché c'è da dire una cosa: PES, diversamente da FIFA, ha due cose che sono più importanti, più belle. La prima è che è un simulatore e non è un gioco arcade come sarebbe FIFA. E personalmente parlando, sarà perché sono vecchio, sarà per tanti motivi, preferisco assolutamente quello che è appunto un simulatore più realistico possibile. Secondo motivo è che chiaramente PES è modificabile, che sia con le patch, che sia in un modo o nell'altro, si può fare molto più editing rispetto a quanto si possa fare in FIFA. Questo perché effettivamente PES ha colmato la lacuna di non avere tutte le licenze con la possibilità di modificare tutto. Questa volta la Juventus avrà tutti i diritti, quindi in PES troveremo i kit, lo stadio ricreato appositamente filo per segno come è nella realtà, i giocatori ricreati in modelli 3D, veramente tantissima roba con movenze particolari in base alla diversità dei giocatori e così via. Tutta la squadra, quindi avranno praticamente l'accordo ad avere i diritti per modificare, per portare in realtà in 3D appunto i giocatori, tutti i giocatori. Quindi sicuramente quest'anno ci sarà divertirsi per noi, per chi come me fa pronostici con PES, con FIFA, perché la Juventus avrà diritti senza dover trovare patch e quant'altro. Quindi veramente da questo punto di vista, per quanto riguarda essere juventini, è una cosa molto importante. Chiaramente magari lo è meno per altre squadre che non hanno i diritti all'interno del gioco, però la Juventus è la Juventus e sicuramente è il club più importante che c'è in Italia, pertanto è giusto che in qualche modo arrivi anche nel mio computer. Detto questo, l'altra novità è legata al fatto a quello che sarà l'ambasciatore, insomma, l'uomo copertina appunto della Juventus, è appunto Milan Pjanic, che è un giocatore particolare, nel senso che tutti si aspettavano Ronaldo, ma forse Ronaldo ha ancora degli accordi con gli eSports, non lo so se ce l'ha ancora, in caso contrario comunque viene appunto da un accordo del genere. Ci sono tanti altri giocatori, ma forse Pjanic è quello che è stato scelto perché, non so il motivo sinceramente, perché è un giocatore bosniaco, quindi un giocatore di una penisola balcanica che sicuramente non è tra i giocatori ben più visti a livello mediatico, social, tipo Dybala, per esempio, Ronaldo stesso, però la scelta è stata fatta in tal modo e sicuramente avranno motivi. Nella foto che ho visto appunto con i giocatori che in qualche modo sponsorizzano, ho visto appunto Pjanic davanti, in mezzo, con Chiellini, e vabbè, fin qua ci siamo, con Ronaldo, e fin qua ci siamo, e i due nomi che mi hanno fatto sospettare, che sono Kane e Dybala. In una campagna appunto di pubblicitaria del gioco, mettere i giocatori in questo, ok che la Juventus l'ha fatta l'anno scorso mettendo giocatori che poi ha ceduto. In questo caso però mi sento dire che essendo due giocatori Dybala e Kane in ottica mercato in qualche modo, ma in questo caso inseriti in questo accordo Konami-Juventus, mi sento dire che ci sia qualcosina, qualche indicazione di mercato. Cioè non vuol dire che Kane resti per forza Juve, però metti in piedi una campagna pubblicitaria insomma con dei giocatori, si spera sempre che tu li metti in piedi con giocatori che potenzialmente possono restare. Ronaldo, Pjanic appunto, e in qualche modo la permanenza di Pjanic è assoluta perché non avrebbero fatto così altrimenti, e appunto Chiellini. Vedremo appunto, perché questi indizi di mercato, talvolta meglio dire di conferma da parte della società, si vengono dati anche in via diretta. Posso pensare ad esempio, poi magari ne farò un video a parte, quello che è una specie di logica di social, di Twitter, nell'inserimento delle scelte degli Amarcord per quanto riguarda appunto le azioni degli anni passati, piuttosto per quanto riguarda il focus su certi giocatori che stanno allenando in quel momento. Ne parleremo un altro momento. Molto felice quindi per Konami, per PES 2020, appunto Juventus, perché è un gusto mio personale quello di in qualche modo avere quel gioco piuttosto che FIFA. Poi chiaramente so che molti di voi sicuramente avranno un occhio di riguardo per FIFA, non l'ho mai avuto, perlomeno recentemente, chiaramente 15 anni fa sì, ovvio. Adesso mi sono sempre portato sulla sponda PES, quindi entro con entrambi i piedi sul carro PES 2020.
Quindi forze come sempre, curioso di vedere se ci sono quelli che saranno anche le novità per quanto riguarda il gioco, i gameplay, e con calma vedremo e faremo tutto quanto è necessario. Alla prossima, ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.